osservatori speciali dell'allenamento del Parma questo pomeriggio a Collecchio erano gli aspiranti allenatori del Master di Coverciano edizione 2012-2013, tra questi molti ex crociati, tra cui anche il capitano Antonio Benarrivo. Antonio Benarrivo su questi campi si è allenato, adesso ci torna da studente del supercorso di Coverciano. Sì, è grande emozione, devo dire, tornare dopo tanti anni qui a Collecchio. Sto facendo il corso, il master, per diventare allenatore. Non faccio programmi futuri perché questo è un lavoro, diciamo, difficile e importante soprattutto, per cui sono qui per imparare, perché ci sono delle cose nuove. Io ho smesso di giocare 9 anni fa e ho trovato in questo corso delle tipologie nuove di allenamento, sia atletiche che tattiche, e quindi mi sta servendo soprattutto per questo. Su questi campi in quegli anni avete costruito qualcosa di importante, adesso a questa squadra cosa si può augurare? Ma è chiaro, fare quello che abbiamo fatto noi in 13 anni credo che sia molto difficile. Io mi auguro di rivedere il Parma almeno in Europa, è chiaro. Parma, città come Parma, gente di Parma, la società che è ben strutturata merita sicuramente l'Europa. A proposito di Europa, il 12 maggio saranno 20 anni della notte di Wembley. Quali sono i ricordi di quella prima coppa delle coppe? Indelebili, indelebili. Primo trofeo internazionale, aver vinto come primo anno la Coppa delle Coppe. Chiaro, eravamo un grandissimo gruppo, perché quella vittoria è stata costruita dal gruppo, ma tutti, anche quelli che stavano in panchina, riuscivano ad amalgamarsi benissimo con chi giocava, per cui alla fine quella è stata la nostra forza, e poi il seguito del pubblico che ci è stato sempre vicino nei momenti soprattutto difficili, e che poi, parliamoci chiaro, è lì che fa la differenza. Quando la squadra va male, se il proprio pubblico ti è vicino, riesci a reagire in maniera positiva. E quindi devo da fare i complimenti a questo tifo, perché è veramente d'esempio per tutta l'Italia, credo.